partire per un lungo viaggio. Porta con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere d'accordo, prova ad ascoltare un po' di più. Eccoci! Ciao! Ciao! Non sai quanto sono felice che tu sia qui. Cari amici, bentrovati. Ci troviamo al castello di Santa Severa, sulla riva tirrenica, vicino Roma. Il Vangelo di questa domenica ci parla di un angelo, di un sogno, di un Dio che scende nel grembo di una donna per essere il Dio con noi. Per immergerci nel mistero dell'incarnazione ci accompagnerà una campionessa che conosce bene la forza dei sogni, le profondità degli abissi, ma anche la gioia di risalire alla luce. Andiamo ad incontrare Alessia Zecchini, pluriprimatista di apnea. Alessia, ci ho tenuto a portarti qui al castello di Santa Severa, che è proprio sul mare. Che cos'è per te questo luogo? Beh, per me questo luogo è un po', ricorda la mia infanzia, dove ho imparato a nuotare e poi ovviamente è un luogo in cui ci passo tanto tempo e ci sono affezionata. E cos'è l'acqua per Alessia? Per me l'acqua è sicuramente il mio elemento, la mia passione, il luogo in cui mi sento veramente a casa. Alessia, il Vangelo di questa domenica ci parla di un angelo che appare in sogno a San Giuseppe e gli dice di non temere di prendere con sé Maria, sua sposa. Ecco, quando è che hai avuto la convinzione di poter non temere più e di sposare fino in fondo questa tua disciplina? Beh, diciamo che non ho mai temuto di fare apnea, perché l'ho conosciuta e l'ho scoperta quando ero molto piccola, quindi la voglia, la gioia di stare sott'acqua era molto più forte di qualunque paura. Farebbe piacere che ci raccontassi di un episodio che ti è accaduto da bambina in Grecia. Per la prima volta ho fatto apnea, mi sono tuffata con un animale più grande di un pesciolino, una tartaruga, nelle acque di Zakynthos. L'ho vista riaffiorare con i miei genitori su un pedalò e appena andata in superficie mi sono tuffata e sono stata sott'acqua insieme a lei per 30 secondi, non lo so, è stato però un tempo incredibile, meraviglioso, che mi ha cambiato la vita e mi ha fatto capire quanto amassi e quanto volessi scoprire il mondo sommerso. L'apnea è una disciplina che in qualche modo si fa da soli, si scende da soli, però senz'altro, come Giuseppe ha avuto, no, un angelo che gli ha detto di non temere, anche tu probabilmente hai avuto e hai degli angeli che accompagnano questo tuo cammino. Assolutamente, abbiamo angeli custodi che ci accompagnano nel nostro tuffo. Noi li chiamiamo così, i safety, che ci vengono incontro negli ultimi 35-40 metri mentre riemergiamo, perché tutto il tuffo lo affrontiamo da soli. Però negli ultimi metri, proprio perché è la fase più pericolosa del nostro tuffo, ci sono loro che in caso di bisogno ci aiutano e ci riportano in superficie. Cos'è quella corda lungo la quale si scende e si risale? Beh, diciamo che, come dice il mio allenatore Gianfranco, è un po' il tuo amico, perché ti accompagna verso il tuo obiettivo. Tu hai vinto tutto, 33 medaglie, hai infranto record su record. Quali sono stati i momenti più felici? Il record più emozionante, più bello, che ricordo con più affetto, è il primo in profondità veramente, quello che dei 102 e poi dopo due giorni di 104 metri nelle acque delle Bahamas a Long Island. E è stata un'emozione grande, perché lì ho conosciuto anche Steven, il mio allenatore, e mi ha aiutato tantissimo a credere in me e a capire come poter realizzare un sogno così grande. Ho una sorpresa per te. Ho qui due foto. Me le commenti? Beh, questa qui appunto è proprio... era l'anno 2017, successivamente proprio al record dei 104 metri, ed ero felicissima. E quest'altra invece è successiva a un altro record, 105 metri, fatto l'anno successivo, nel 2018, nelle acque di San Andrés. E anche questo mare mi ha regalato emozioni uniche. Oh,
Ti ho chiesto di portarci qualche oggetto che caratterizza un po' la tua disciplina. Che cosa ci hai portato? Allora, ti ho portato due o tre cose. Questa innanzitutto è il Lineard, il nostro cavo guida, un cavetto di acciaio che ci permette di legarci appunto alla nostra amica cima. Ci permette di stare in sicurezza. E questo è un cartellino e questo dobbiamo portarlo su per far attestare appunto ai giudici che abbiamo realizzato il nostro obiettivo. Le nostre puntate di questo periodo di Avvento e Natale sono caratterizzate dal cogliere la discesa di Dio fra gli uomini e che viene ad abitare con noi, a condividere il nostro destino, e dalla salita dell'uomo che, raggiunto da Dio, può salire fino alle vette spirituali, fino alla sua gloria. Ecco, che cosa sono per te la discesa e che cos'è poi per te la salita? La discesa è la parte un po' più particolare del tuffo in profondità, perché i primi metri devi un po' sconfiggere quella forza che ti permette di stare in superficie, che ti sorregge ogni volta che siamo in superficie. Quindi i primi metri nuotiamo molto con più forza, finché poi verso i 40-50 metri ci lasciamo cadere. In quel momento, diciamo, la discesa diventa completamente diversa, perché è il mare che ti sta accompagnando e guidando. Ti tratta alla profondità. Ti risucchia proprio verso dentro di lui. La risalita è quel ritorno a respirare e cercando un po' di sconfiggere proprio quella forza che ti ha permesso di raggiungere l'obiettivo, ma che ti spingeva verso la profondità. Quindi adesso devi spingere molto di più verso la superficie, e poi gli ultimi metri il Madre ti accompagna e ti guida e ti abbraccia verso l'aria. Sì. E poi c'è il respiro. Una felicità veramente grandissima. Il Vangelo di questa domenica ci parla anche di Maria e del fatto che le viene detto che concepirà un figlio, lo darà alla luce e si chiamerà Emanuele, Dio con noi. Io credo che non deve essere stato facile per Maria dire di sì a questo progetto di amore di Dio, ma ha detto sì ed è scesa proprio nelle profondità perché noi poi potessimo rinascere dal suo figlio. Se tu fossi in mare io sarei, acqua, fiume, sale io sarei. Se tu fossi luna io sarei marea. Credo che ci siano state anche tante, tante difficoltà. Beh, sicuramente nel mio percorso di vita ci sono state alcune difficoltà, come le abbiamo un po' tutti. Tanti anni di disturbi alimentari mi hanno portato a perdere un po' la via giusta e sicuramente credo all'apnea, cioè a una passione, a qualcosa che ti spinge un po' al di là e che ti fa rivedere la via giusta. Possiamo dire che quando hai un sogno bello, un sogno grande, questo riesce a trainarti fuori da ogni difficoltà? Assolutamente, avere un sogno, avere una passione è la via che ti permette di superare tantissimi ostacoli. Siccome sei tutto, io sono soltanto una parte di te. Cosa farai questo Natale? Sicuramente sarà con la mia famiglia, è la cosa più importante adesso.